Lite furibonda al programma Carta Bianca su Rai 3 tra il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi e Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte eletto alla Camera con Forza Italia insulta pesantemente Scanzi. L'Italia della Lega è l'Italia di quelli che lavorano e vogliono che gli italiani possano lavorare. Essere vicini a chi è fuori dall'Italia e viene da noi è un atto cristiano molto nobile, ma io tra mio figlio e il figlio di un altro do a mio figlio la precedenza, è molto facile. Patria e famiglia sono questo, non sono la destra. Il padre di Scanzi, piuttosto che un ragazzo del Camerun, probabilmente aiuterà suo figlio, mi sembra abbastanza logico. Scanzi, questa è la posizione paternalistica detta di destra. Allora sentiamo Scanzi. Voglio dire, qualunque cosa accada, ma mi pare molto diverso, perché gli altri sono senza padri, non hanno niente, non hanno idee, quindi va benissimo che governino. Ma sai, i 5 Stelle risulta allora, che abbiano idee? Risulta che abbiano posto qualcosa? Beh sì, risulta che hanno un programma Garbi, come voi, non è che non hanno un programma come reddito voi. Di cittadinanza, non hanno ma alcun programma, non ce l'hanno per la cultura, il vostro programma non ce l'hanno per l'economia. Adesso sentiamo non anche le vostre programma, vanno benissimo per l'Italia assistita. Il vostro programma è più inverosimile di quello del Movimento 5 Stelle, perché dovete fare la flat tax al 15, no al 23. Poi dovete fare l'abolizione della legge Fornero e non si sa manco se la volete abolire oppure no, perché Salvini dice sì, Berlusconi dice no. Quindi siete pieni di contraddizioni, inutile dire che avete il programma in comune realizzabile. Sentiamo Scanzi, avete problemi non da poco. Ma allora, intanto sai, chiedere pareri politici a Sgarbi è curioso, perché è uno che ha cambiato più partiti e idee che mutande, quindi fa abbastanza ridere. Poi Sgarbi non cominciamo è uno che il litigio, che voglio garantire qua. Non lo comincio, ma semplicemente ricordo quello che è stato eletto come deputato attraverso il proporzionale, un paracadute, uno che per 2 mesi ha insultato Di Maio. 11 milioni di elettori che hanno votato Movimento 5 Stelle era convinto ad andare ad Acerra e conquistare il mondo, ancora. Non ha votato neanche il gatto. Lo faccio quindi ancora. Sgarbi, non si vota neanche il gatto, conti meno di Alfano, conti meno di Alfano, conti meno di Alfano, sei ridicolo. Sgarbi, sei una prostituta di basso livello politico, sei una prostituta politica di basso livello. Sei un filocchietto, bravissimo, perfetto, non devo rifarmi la macchina nuova, ti ringrazio. Per favore, ma io mi diverto molto perché mi dovevo rifare la macchina, quindi adesso sono a posto con la macchina. Non lo provocare, allora, più. Ricordando, andiamo al resto. Voglio dire, se lo invito in televisione io potrei esprimere le mie opinioni, non è che stiamo parlando di uno psicolabile. No, se è uno psicolabile allora non lo invitate, non è che io devo stare attento a non attaccarlo. Comunque, no, vabbè, ma andando alla risposta personale. Il movimento no, perché se no lo fai una prostituta politica, lo ribadisco, è tecnicamente una prostituta politica. Ti attacchi al tram. Dai, e tu sei una puttana reale, va bene. Allora adesso ritorno al signore Ferruccio De Bortoli, a Marcello Gorgi, fortuna che c'ho voi due in studio qui.